ospite della Contrada dell'Onda, che ringraziamo infinitamente per averci dato questa disponibilità, e ringraziamo il priore Massimo Spesso perché è stato gentilissimo e soprattutto ha sopportato i miei cambi continui di orari. Allora, siamo qui per premiare il Senese dell'anno 2023. Come mai siamo a settembre e premiamo il Senese dell'anno del 2023? Lo facciamo un po' di così abitudine nostra di aspettare la fine della stagione pagliesca, perché il nostro Senese dell'anno deve essere un senese un po' a tutto tondo, un senese che è conosciuto, che ama la città, fa qualche cosa per la città, se viene conosciuto fuori dalla città, ma che ama anche il palio. Diciamo che queste sono tutte le caratteristiche che ritroviamo nel nostro Senese dell'anno 2023, Alarico Rossi. Fra un attimo torneremo a parlare del sondaggio concorso promosso tutti gli anni da Gazzetta di Siena, però prima parliamo un attimo di Alarico, che è nato il primo giorno di primavera, intanto il 21 di marzo. Essendo un uomo possiamo dire anche l'età, perché lui è del 1986, quindi ha 38 anni, giovanissimo per tutto quello che ha fatto. Era ancora più giovane quando nel Pisa nel 2012-2014 cominciò a fare il match analyst. Per me poteva essere una cosa che non esisteva, invece ricordo già che Alarico aveva ben chiara questa cosa di analizzare in maniera così particolare le partite e tutti gli uomini che ne facevano parte e tutti i giocatori, da riuscire a mettere tutto in strane tabelle, e queste sono state quelle tabelle dalle quali è partito, per poi andare a Livorno fino al 2016, poi un breve passaggio alla Ternana e poi va a seguire Cristian Panucci alla Nazionale dell'Albania nel 2017. Sono passati tantissimi anni ormai e l'Albania gli ha dato anche la cittadinanza, quindi abbiamo un senese con un po' di Albania. Albania dove si è trovato bene, dove ha trovato una nazione che lo ha accolto con grande curiosità, ha apprezzato molto il lavoro che stava facendo e infatti se lo tiene stretto, non riusciamo a farlo tornare in Italia, che sarebbe anche una cosa che alla sua Giorgia e Ginevra potrebbero piacere tanto, le sue bimbe. Ondaiolo, profondo conoscitore del palio e dei suoi meccanismi, commentatore quando ci si mette estremamente pungente, giornalista mancato, ci ho provato anch'io a farcelo diventare, ma mi è scappato, anche perché cioè, con un padre come il suo, fare il giornalista sembrava la cosa più ovvia. Non ci siamo riusciti, né lui né io. Avrebbe avuto delle ottime capacità, ma il calcio lo ha rapito e nel calcio continua a lavorare. Nel sondaggio della Senese dell'anno ha ottenuto una pioggia di voti. Pensate, sono stati ben 3.600. Che cosa significa? Che non solo l'hanno votato a Siena, al liceone dove ha studiato e dove era uno degli animatori anche in quell'occasione, non solo nell'Onda, non solo i tanti senesi che lo conoscono, perché quando è a Siena due chiacchiere le fa volentieri con tutti, specialmente se si parla di palio e di calcio. Ma lo hanno votato anche dall'Albania, perché si vede da dove arrivano i voti, poi almeno tracciati, e dall'Albania aveva messo un bel circuito di sportivi che l'avevano conosciuto e avevano apprezzato il suo lavoro. Dopo il Senese dell'anno, dopo aver vinto il Senese dell'anno, che è finito il 6 di gennaio, con la Befana se l'è portato via e Alarico è praticamente sparito, perché prima c'erano le qualificazioni per gli europei, gli è riuscito, qualificati,
E abbiamo visto delle immagini bellissime di esultanza per questo obiettivo raggiunto. Poi ci sono stati gli europei, per qualche minuto ci hanno anche sperato perché con l'Italia, insomma, non era andata piuttosto bene, era cominciata bene la partita, diciamo, però l'Italia è l'Italia e ce l'abbiamo fatta. Poi nel mezzo che cosa succede? Vince l'onda. Anche questa ci voleva, è un'altra vittoria, diciamo, che è stata goduta un po' meno per mancanza di tempo, ma con una grande soddisfazione e tanta gioia. Quindi, nel Senese del 2023, Alarico Rossi ha battuto tutti con grande vantaggio, anche se per un certo periodo c'è stato un bel testa a testa con Gaia Tancredi, che Alarico aveva invitato questa sera, come aveva ha invitato anche altri dei candidati al Senese dell'anno, ma davanti a lui sono fuggiti, non se la sono sentite. 3.600 voti abbiamo detto, seconda posizione per Gaia Tancredi, al terzo posto era arrivato Lorenzo Mulinacci, ma erano stati i 10 finalisti, fra i 10 finalisti, li leggiamo, ce l'ho qui perché non me li ricordo, c'erano anche Andrea Causarano, c'erano Nicoletta Fabio, Alice Volpi, Andrea Capitani, Niccolò Moretti, Lisa Angelini e l'assessore, il nostro assessore del Bruco. Li ha sbaragliati tutti e allora invito Alarico qui vicino a me. Allora, buonasera a tutti. Il primo ringraziamento va alla Gazzetta di Siena per avermi messo nei 25 primi candidati, perché non è da tutti. E soprattutto è stata una grande sorpresa per me essere fra i 25 candidati, perché io sono un lavoratore, non sono una persona che è abituata a stare sotto i riflettori, perché il mio comunque è un lavoro che ti porta sempre fuori, dietro le quinte, fuori dalla scena, e quindi essere, quando ho detto ok, ci sono anch'io, bene. E il secondo ringraziamento. Quindi il primo grazie va a tutta la Gazzetta di Siena e il secondo ringraziamento va a tutti quelli che mi hanno votato, perché un conto è essere nella lista, un altro conto è avere il calore delle persone e riconoscere, vedere riconosciuto il proprio valore. Tante persone mi hanno visto crescere a partire dalla Sta Taverne fino a dove sono arrivato e chiaramente sanno quanto è stata dura arrivare fino a dove sono arrivato, e adesso è il momento più difficile, perché è quello di ripetersi, è il momento in cui bisogna provare a fare sempre meglio. Questo è un po' quello che mi sento di dire di ringraziamento. Per quanto riguarda invece tutti gli altri, io avevo invitato tutti gli altri 10 candidati, perché secondo me è giusto che ci fosse un riconoscimento per tutte le persone che la Gazzetta di Siena sceglie ogni anno nella classifica del Senese dell'anno, perché è molto importante, è una bellissima iniziativa e soprattutto fa sì che ci sia la possibilità di riconoscere che ci sono tante persone che fanno il bene di questa città e che vogliono bene a questa città. Per quello che ha detto Susanna, quando mi fermo a Siena a fare due chiacchiere, preferisco parlare di palio, perché il calcio è il lavoro e alla fine quando vengo qua c'ho un po' la testa piena, ma vorrei anche dire che, scusate, vorrei anche dire che Siena ha un grande futuro, perché nella classifica del Senese dell'anno sono stati tante persone giovani. Non è vero che è una città per vecchi, è una città che ha futuro e soprattutto è una città che ha ancora gente e persone che sanno vincere. E quando hai persone nella tua città, nella tua comunità che sanno vincere, c'è sempre una speranza di crescita e c'è sempre la possibilità di sperare in una città migliore.
il padrone di casa gli chiedo se vuol venire a dire due parole, anche soltanto perché in questo momento ci farebbe piacere che parlasse anche della grande vittoria che Alarico si è goduto un po' meno. Oh, buonasera a tutti. Il mio è solo un saluto di benvenuto, perché la ribalta non è sicuramente la mia, è quella di Alarico. Mi fa piacere dire piccoli delfini crescono, perché Alarico, ancorché nella pancia della mamma e nel carrozzino spinto dalla mamma e dal babbo, poi è stato un frugoletto come sono le sue figlie che si vedono qui e per la strada. Fa molto piacere che ci siano persone dell'Onda, giovani, che si sono fatti strada, si stanno facendo strada come professionisti, anche con una buona dose di talento e di inventiva in settori molto, ma molto particolari. Perciò, diciamo, una vittoria nella vittoria, visto che ha detto così. Grazie a te. Grazie tante. Allora, io colgo l'occasione per ringraziare anche i nostri editori e tutti i giornalisti e tutti i collaboratori di Gazzetta di Siena, che Luca, che è il nostro genio dei computer, che ha fatto sì che questo sondaggio concorso andasse veramente per il meglio. E quindi, dopo questi ringraziamenti, passerei alla premiazione. Allora, questa è la targa che tutti gli anni, non vorrei buttarla a terra, che sempre uguale, che tutti gli anni diamo al nostro senese dell'anno da Gazzetta di Siena, riporta il nome del vincitore e la data del concorso, e rappresenta Siena, rappresenta la nostra piazza, i nostri colori. Quindi Alarico, è per te. Grazie. Facciamo l'applauso. Io vorrei ringraziare la mia famiglia, perché sempre, e poi vorrei raccontare un aneddoto. Ho un ringraziamento da fare, lo vorrei fare pubblicamente a Salvatore Lattino Santino. Vorrei ringraziare Salvatore Lattino Santino, perché il 9 di giugno appena mi ha trovato e mi ha detto complimenti per la tua carriera e la tua mano. Io sono cresciuto avendo in camera il poster di Ronaldo e le foto di Cianchino, e solo un'ora dopo mi ero reso conto che Cianchino mi aveva fatto i complimenti. Per me è stato il massimo della vita, quindi lo ci tenevo a far raccontare quel tanto. E allora, prima di mandare via Alarico e prima di fargli poi una lunga intervista che è prevista per poi metterla su tutti i nostri canali, un'altra cosa voglio dirla io. Non ha fatto il giornalista, ma ha fatto lo scrittore, perché l'Enciclopedia del Palio è un libro che è uscito qualche anno fa, è delizioso, chi non l'avesse ancora letto lo cerchi, non so se si trova più, ma è veramente una chicca. E è stata una delle cose che Alarico ha fatto e meriterebbe che facesse una seconda edizione. Che uscirà alle 25. Ecco, abbiamo anche la notizia. Grazie a tutti, adesso c'è un brindisi, nel tavolo dietro abbiamo un brindisi per Alarico e vi ringraziamo di essere stati qui con noi. Ci sarà un senese dell'anno 2024, ancora dobbiamo studiare la formula, ancora dobbiamo capire con quali criteri inserire i nostri candidati, diciamo, però ci sarà un senese 2024. Grazie a tutti e buonasera. Alarico Rossi è il senese dell'anno 2023, parto da qui. Che importanza ha per te questo riconoscimento? Ma il riconoscimento più grande era nel essere stato parte del concorso, perché comunque non sono abituato a stare sotto i riflettori e quindi di conseguenza la grande impresa di cui ho fatto parte ha fatto sì che è stata la qualificazione dell'Albania agli europei, ha fatto sì che io poi alla fine finissi nella classifica della Gazzetta di Siena. Questo è stato il più grande, per me è il più grande riconoscimento, perché so che comunque dal prossimo anno
tornerò nel mio ridotto, quindi è stata una cosa abbastanza particolare e soprattutto una grande soddisfazione, perché chi mi ha votato mi ha fatto riconoscere l'importanza del lavoro che ho fatto, perché spesso, specialmente quando si lavora da Siena, non sempre si capisce quanto alla fine, quanta strada hai fatto. Da ormai qualche anno vivi fuori Siena e sentire la vicinanza della città, dei senesi, ti ha fatto doppiamente piacere? Sì, quando ero piccolo vivevo a Milano e il giorno dell'estrazione a sorte delle contrade era sempre la telefonata alla Dupré in cui si chiedeva chi è uscito. Se dicevano noi, allora era la festa. Ora con internet è più facile, col cellulare è più facile, si riesce, diciamo, un po' a sapere tutto, anche un po' i pettegolezzi della contrada o del palio e tutto, però sì. Il fatto di vivere lontano fa sì che poi alla fine, quando torni a casa, è veramente casa tua, e quindi poi la contrada è parte, e Siena sono parte di te, e senza di queste poi fai fatica sempre ad andare via. Diciamo che quest'estate l'hai vissuta da assoluto protagonista, prima all'Europeo, che comunque dove l'Albania ha ottenuto buoni risultati nonostante l'eliminazione al girone, però ha fatto vedere comunque le proprie qualità, e poi la vittoria al palio. No, ho fatto 45 giorni sulle montagne russe perché sono partito in ritiro a Disneyland, perché fare gli europei è come essere a Disneyland per chi lavora nel calcio, in un mondo totalmente perfetto. E alla fine un giro in più mi sarebbe piaciuto farlo, anche perché col senno di poi c'era il problema, no? Che poi alla fine iniziavi a contare, dicevi ok, allora se arrivo primo gioco il 30 di giugno, se arrivo secondo gioco il 29, se arrivo terzo gioco l'1 o il 2. Allora il palio si è corso il 4, quindi un giro in più me lo potevo anche permettere. E quindi è stato un 45 giorni veramente sulle montagne russe, e poi soprattutto la cosa incredibile è che è stato il primo palio da babbo, e quindi la figlia in provenzano e tutto, è stata un'esperienza nuova, e è stato sicuramente una vittoria di palio molto particolare per me, e che viene alla fine poi di un percorso che mi ha visto fra il 2023 e il 2024 veramente al massimo, e speriamo ancora di fare sempre meglio. Il tuo percorso però è partito da qui, è partito dal liceone, è partito professionalmente parlando dall'Asta Taverna, e raccontaci un po'. Liceale, shalalala, sei la fiamma del mio cuore, shalalala. Il liceone è qualcosa che fa parte di me, e i miei amici sono ancora i vecchi compagni di banco, e quindi fa parte sempre, è una scuola che ti entra dentro per la sua particolarità, più che per l'insegnamento, anche se comunque colgo l'occasione per ringraziare Moreno Lifodi, perché oggettivamente mi odiava, ma io lo ammetavo, perché lui amava il greco e il latino come amavo il calcio, quindi alla fine riuscivamo a condividere delle passioni. Sì, il liceo è stata una cosa, il liceo degli anni, dei primi anni 2000, quelli della Siena, dove sicuramente si stava bene, no? Quindi era un momento molto particolare per la storia della nostra città. Sì, ho iniziato, il mio primo capitano negli esordienti era Paolo Nova Ionizza, albanese, strano caso, che la prima partita tirò un sasso all'arbitro e dissi: Paolo, ma non si fa. Io ho iniziato così con gli esordienti dell'Asta Taverne, e poi è stato un crescendo, ma io credo che se si sogna e si lavora si può, e poi quando si può tutte le cose riescono ad arrivare. E io ho sempre pensato che se i professionisti fanno qualcosa, perché non farlo anche noi all'Asta Taverne? Infatti quando poi io sono andato via dall'Asta Taverne, ho lasciato l'Asta Taverne, ho lasciato una famiglia, ma consapevole del fatto che io volevo qualcosa di più, e quindi nonostante il mondo del calcio sia un mondo molto particolare, dove sono sempre da affrontare nuove sfide, alla fine il sacrificio, il lavoro e soprattutto una famiglia alle spalle che mi supporta fa sì che poi io sia riuscito, e spero di continuare a riuscire a raggiungere importanti traguardi.
Ecco, abbiamo parlato del passato, del presente, ma anche del futuro. Cosa ti aspetti dal tuo futuro? Ma adesso il pensiero è quello di festeggiare questo palio, no, però in realtà sarà molto difficile perché già martedì tornerò al lavoro in Albania e quindi l'obiettivo è sempre quello di crescere, fare meglio e di riuscire. Adesso siamo impegnati con la Nations League, veniamo da una sconfitta, quindi l'obiettivo è sempre la prossima partita, poi si vedrà, insomma, chiaro, bisogna sempre fare meglio, ora ci sono i mondiali, magari dopo dovremmo mettere insieme un mondiale, insomma, non sarebbe male, poi c'è da spiegarlo che la trasferta va fatta in Canada, Messico e USA, ma insomma, va bene, però la fanno lo stesso, i miei genitori erano ad Amburgo con la Croazia, gol al 95esimo, no? Come quando sui muri delle città vedi sei bella come un gol al 95esimo. Fare l'europeo significa, facendo l'europeo ho capito che cosa prova un fantino quando arriva in piazza con la contrada alle spalle, perché quando hai 55.000 tifosi per te allo stadio di Dortmund, 20.000 ad Amburgo e 35 a Düsseldorf che ti spingono e che sono felici che tu sia lì, è una cosa incredibile. Chiaramente sia nei numeri sono ridotti, ma la sensazione è stata la stessa. Il palio è la metafora della vita e ci sono anche delle somiglianze tra il lavoro che faccio io e il mondo in cui vivo, in cui lavoro e il palio, no? Cioè noi abbiamo vinto, siamo qualificati, diciamo che eravamo degli outsider nel girone contro Cechi e Polonia, un po' come l'Onda ha vinto il palio con Tabacco. E però poi dopo quando ti tocca Canarino è come se tu ti tocca nel girone l'Italia, la Spagna e la Croazia, non è tanto diverso, no? Quindi alla fine ci sono state tante cose e la sensazione di che cos'è l'europeo, sì, sei il fantino che va in piazza con la contrada, sei quello che va alla battaglia, anche se non in campo, ma comunque negli spogliatoi a contatto con i giocatori, con una spinta incredibile di gente che crede e che è felice di essere all'europeo, perché l'europeo è una festa così come il palio è una festa. E un'ultima battuta per concludere, ora ovviamente la testa, come hai detto anche te, è all'Albania, ma in un futuro magari non troppo prossimo a Siena? Io spero che, intanto non vedo l'ora di vedere il mio derby del cuore Livorno-Siena, perché ho iniziato a Livorno, ho lasciato il cuore a Livorno, c'è Lorenzo Nannizzi che saluto a Livorno, un senese, sono andato a trovarlo a Tirrenia quest'estate, perché non vedo l'ora di vedere il derby dove ti farò un po' e un po'. Vorrei fare un saluto particolare a Lorenzo Mulinacci, perché questo premio è dedicato anche alla Erte, perché la fede calcistica ci ha sempre diviso, ma è sempre stato un tifoso esemplare ed un tifoso di cuore, e quando lavori capisci che il tuo obiettivo nel calcio, quando viene il calcio, il tuo obiettivo è fare felice la gente, quindi la Erte rappresentava il tifoso modello per cui io lavoro per far felice, e era un ragazzo come me, e quindi un saluto, mi dispiace che Lorenzo non fosse stato qua, ma un pensiero è anche per la Erte.